Non sapeva che all'interno degli appartamenti di sua proprietà vivessero prostitute e avvenissero ripetuti episodi di prostituzione. Assolto dall'accusa di favoreggiamento alla prostituzione, il commerciante faentino Lamberto Liberani. Per il noto esercente, il PM aveva chiesto 4 anni e mezzo di condanna e 6.000 euro di multa. La vicenda era nata 3 anni fa con l'avvio delle indagini da parte del commissariato faentino che aveva portato alla luce un filo conduttore che accomunava diverse lucciole del territorio che si prostituivano in casa o sulle strade. Le ragazze erano in affitto in diversi appartamenti di proprietà di Liberani. Le indagini durarono 1 anno e si conclusero con una retata all'alba in 20 abitazioni dell'imprenditore, in centro, nella zona dell'ospedale e in periferia. Tuttavia, durante il processo di primo grado, i legali difensori sono riusciti a dimostrare l'estraneità di Liberani in tutta la vicenda legata al mercato del sesso. L'uomo si limitava a riscuotere gli affitti prestabiliti, secondo i canoni di mercato, riscuotendo dai 200 ai 600 euro mensili in appartamenti di varie dimensioni, 14 dei quali, dopo il blitz, vennero sequestrati anche a causa di dubbi sull'agibilità. Per 7 di questi 14 appartamenti la procura aveva inoltre avanzato la richiesta di confisca, decaduta una volta bocciate le accuse. Non è stata invece respinta l'imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Durante la retata, infatti, la polizia identificò 30 soggetti, per lo più transessuali sudamericani e ragazze albanesi, 10 i clandestini. All'accusa di favoreggiamento, la difesa ha sempre ribattuto che i clandestini erano ospiti degli affittuari, ma nel caso specifico di un singolo immigrato, il giudice ha dato ragione all'accusa. La pena di primo grado, sospesa, è di 1 anno di reclusione, contro la quale i legali del commerciante faranno appello non appena verranno depositate le motivazioni.